Questa carta vi dà conto delle indipendenze in America Latina. 2 secoli fa circa, siamo negli anni 20, in particolare dell'Ottocento, il dissolvimento dei domini spagnoli, dei 4 vicereami che inquadravano lo spazio dell'America meridionale e centrale, riscrive la carta dell'America Latina secondo paradigmi ancora oggi sostanzialmente vigenti. La caratteristica, di queste indipendenze è di avere di fatto parcellizzato il territorio del continente americano a sud degli Stati Uniti, confermando che l'unica potenza effettiva in quell'enorme continente sono gli Stati Uniti d'America. Tanto è vero che mentre si determinano le indipendenze o poco dopo, il presidente Monroe stabilisce la cosiddetta dottrina Monroe che appunto affida agli Stati Uniti di fatto il protettorato sul continente. I regimi che nascono nei grandi o meno grandi paesi che si formano in America meridionale e centrale, penso al Brasile, penso all'Argentina, penso al Messico, sono regimi più o meno autoritari, dove il potere dei latifondisti è assolutamente dominante, ma dove anche le cricche militari hanno un ruolo assolutamente decisivo. Falliranno in quei decenni dell'Ottocento i disegni grandiosi di un Bolivar o di un San Martín di produrre la cosiddetta patria grande, ancora oggi un ideale molto sentito, in particolare in Argentina, cioè la patria dell'America Latina, l'unificazione dell'America Latina. Questo progetto era di per sé piuttosto improbabile proprio per il fatto che tutto il continente era diventato di fatto protettorato americano.